Buongiorno a tutti dalla Francia. Siamo Andrea e Fatima. Ieri siamo atterrati all'aeroporto di Parigi di Charles de Gaulle. Oggi ci troviamo a Lutzarsh. Spero di averlo detto bene. Non so parlare il francese, è evidente. E oggi iniziamo il nostro viaggio verso la Normandia. Da Lutzarsh ci dirigiamo in direzione nord-ovest e dopo 2 ore di viaggio decidiamo di fare una sosta a Rouen, la capitale della Normandia, che ahimè per tutto il tempo chiameremo Rouen. E non sarà il nostro unico errore in questa città. Un consiglio, fate molta attenzione a chi decidete di affidare il navigatore. Solo perché si chiama Piazza del Fuoco non significa che ci hanno bruciato Giovanna d'Arcoli. Piazza del Fuoco! Ho capito, ma non significa che sia lì! E infatti un'altra! Nonostante qualche imprevisto di poco conto, riusciamo ad arrivare a destinazione, la Piazza del Mercato Vecchio. E il viaggio inizia a Rouen, precisamente nella piazza dove fu data al rogo Giovanna d'Arco nel 1431. Hanno cercato ancora di conservarne i resti come allora. Ma tutto il resto della piazza direi che è abbastanza diverso. Ma comunque molto suggestiva. Lungo la strada ci imbattiamo nell'orologio astronomico, simbolo della città nonché uno dei più antichi d'Europa. Eccoci qui a Notre-Dame di Rouen, la cattedrale che verso la fine del 1800 fu anche dipinta dal pittore Monet. E a proposito di Monet... Siamo arrivati a Etretat. Questo posto è stato dipinto da Monet diverse volte durante la sua carriera, era uno dei suoi posti preferiti, ha trascorso qui 4 anni della sua vita. Direi che lo capiamo. Dunque, finalmente è tempo di foto. Lei si è cambiata e adesso useremo quello spot lì, utilizzando l'erba alta, tenendola un po' fuori fuoco per creare un po' di profondità di campo e posizioneremo lei e poi anche me in quel punto laggiù con la proboscide di elefante sullo sfondo. Vediamo che cosa esce. Sarebbe bello esplorare la costiera nella sua interezza, ma se avete poco tempo a disposizione come noi, godetevi il panorama della chiesetta gotica. Regala una vista mozzafiato.
Siamo alle Jardin des Tretats. Spero di averlo detto bene. Questi giardini sono stati realizzati sotto la volontà di Madame Tebald, un'attrice che all'inizio del XX secolo li commissionò, e per la loro realizzazione, sì, proprio così, chiese aiuto anche a Monet. Eccola che è pronta. E adesso proviamo a fare qualche foto qui, una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Molto soddisfatti di Tretà? Direi di sì. Proseguiamo adesso verso il secondo hotel. Ci dirigiamo verso sud e attraversiamo il ponte di Normandia, il ponte strallato più lungo d'Europa. Proseguiamo ora verso ovest e, data l'ora, decidiamo di trascorrere la notte a Cannes, per poi ripartire subito il giorno dopo verso la nostra meta, il vero motivo per cui abbiamo intrapreso questo viaggio. Benvenuti a Minas Tirith. Per l'ennesima volta non siamo nel Signore degli Anelli. E allora questo come lo spieghi? È Mont Saint-Michel. Ah! Siamo arrivati a Mont Saint-Michel, da questa parte. Adesso cercheremo di usare questo famoso fiumiciattolo, che al momento è secco, per fare qualche foto. Ma adesso proviamo a fare un'altra foto, proviamo a combinarne due, una con una focale, un grand'angolo per dare importanza a questi sulchi, unita a una foto scattata con una focale lunga per avere importanza anche sullo sfondo.
come the king, for joy we are amour. Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le king, for joy we are amour. Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Dunque, ci apprestiamo ad entrare nell'abbazia di Mont Saint-Michel. È stata costruita nel 708 dopo che il vescovo di Lavranche, secondo la leggenda, abbia ricevuto l'ordine dall'arcangelo Michele in un sogno per ben 3 volte, ma lui non l'aveva ascoltato. Quindi cosa ha fatto l'arcangelo? Bucò il cranio con un dito. Esattamente. Gliel'ha impresso per bene nella testa, in un modo un po' cruento, però ha funzionato. Essendo stata costruita nel corso di svariati secoli, al suo interno ritroviamo mischiati stile gotico e romanico e trasportati dal suo fascino ci concediamo anche il tempo per fare qualche scatto. Le mura di Mont Saint-Michel sono ricche di storia. È stata addirittura una prigione durante la Rivoluzione francese. Ma quello che più di ogni altra cosa conferisce un'aura magica a questo luogo è il fenomeno delle maree. Pensate che un paio di volte l'anno il mare si innalza rendendo l'abbazia un'isola, lasciando soltanto una piccola strada per poterla raggiungere. Altro momento per foto. Ci troviamo ai piedi di Mont Saint-Michel. Purtroppo non abbiamo nessun elemento da utilizzare come linea guida qui. Non c'è molto, visto che viene sempre tutto ricoperto anche dall'acqua. Quindi ho deciso di utilizzare queste pietre che si trovano in questo punto e formano un triangolo da utilizzare come linea guida verso la cittadella. Ci accontentiamo di quello che abbiamo. Abbiamo fatto i nostri scatti e adesso torniamo al punto di prima per sfruttare la luce del tramonto e fare altre foto. E siamo tornati qui nello stesso punto di stamattina. Ancora più infreddoliti. Sì, ancora più infreddoliti, ma con una bella vista alle spalle. E probabilmente torneremo stasera a fare delle foto notturne se accenderanno le luci. Buongiorno! Già, non siamo tornati poi ieri sera perché non abbiamo capito il motivo, ma
non hanno acceso Mont Saint-Michel. Quindi stiamo un attimo qui, dopodiché iniziamo il viaggio verso l'aeroporto. Ahimè, è già finito questo fine settimana. Dunque, adesso ci avvieremo verso l'aeroporto. Ma prima? Cerchiamo di fare un'altra sosta. Torniamo verso l'aeroporto e ci rendiamo conto di avere ancora del tempo a disposizione per fare una piccola deviazione. L'ultima di questo nostro mini tour della Normandia. E il nostro viaggio finisce qui, a Château Gaillard, una fortezza costruita nel XII secolo da Riccardo Cuor di Leone. Che era oltretutto lo stesso re di Robin Hood. Esattamente. Il re credeva che la fortezza fosse inespugnabile e fu così fino al 1209, quando Filippo Augusto, sfruttando le fondamenta in gesso, riuscì a fare breccia ed allora tornò sotto dominio francese. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo viaggio.